Io sono Gordon Bloom di Francesco Cariti. Chiariamo subito una cosa. Non ho intenzione di lasciare testamenti morali e meno che mai sono convinto di poter insegnare qualcosa a qualcuno. Se mi rivolgo a voi, seconda persona plurale, è essenzialmente perché la mia follia non è giunta al punto di indurmi a parlare da solo. Mi chiamo Gordon Bloom e mi trovo nel carcere di massima sicurezza di Cedar Junction, Massachusetts. Sono stato condannato alla pena di 3 ergastoli, 176 anni e 3 mesi di reclusione, ma se sarò bravo mi toglieranno qualche mese. Scontata questa condanna, in Pennsylvania e in Ohio mi aspettano pene analoghe. Purtroppo il Massachusetts è uno stato perverso e barbaro. E non prevede la pena di morte. Non fatevi ingannare dalla condanna di Tsarnaev, l'attentatore della maratona di Boston. Lui ha avuto la fortuna di essere giudicato da una corte federale per atti di terrorismo. Io da una più umile corte statale. Così mi è toccata la condanna a vita. Ho commesso reati gravi, ma nessuno, nemmeno io, fino a poco tempo fa avrebbe mai creduto alla mia indole criminale. Ho 45 anni, sono dentro già da 10 e fino a poco prima della mia cattura ero un uomo realizzato, invidiato, sicuro che nulla mai sarebbe potuto accadermi di male. La vita mi sorrideva e io la ricambiavo. Non avevo mai avuto alcun rapporto con la giustizia. Ero sconosciuto a poliziotti e tribunali e passavo le mie giornate fra il lavoro, la fidanzata, l'alta società e i locali di moda. Quella vita mi aveva drogato. Non avrei potuto rinunciarvi. Anzi, mi aspettavo che montasse ancora, sempre di più, giorno dopo giorno, e che nulla mi avrebbe fermato. Avevo fatto di questa convinzione una religione. E così. È bastata una scintilla perché divampasse un incendio che avrebbe incenerito la mia vita e quella di molti altri.